Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Bene ragazzi, andiamo a vedere quello che è successo oggi, quel di Bolzano al Druso, dove il Pisa ha vinto per 2-1. Bene, diciamo che nel primo quarto d'ora, il Pisa non è stato forse incisivo, non è stato all'altezza della situazione, non ha inquadrato, secondo me, bene, non ha preso bene le distanze, ma alla fine siamo andati sotto di una rete grazie al gol di Tait su errore di Caracciolo. Quindi i ragazzi da quel momento in poi hanno messo la testa sulle spalle, piedi a terra, e si è visto la svolta. La svolta poi è stata data da un assist perfetto di Højlund per Lind, dove Lind ha seccato il suo tirone e quindi siamo andati sul pareggio. Da lì in poi è stato un susseguirsi, poi il Pisa ha preso in mano il pallino del gioco, quindi via via ci sono state varie occasioni, purtroppo sfumate, e vabbè, comunque siamo scesi negli spogliatoi sull'1-1. Nella ripresa stesso discorso, pallino in mano ce l'aveva il Pisa, quindi il Pisa ci ha creduto alla vittoria, secondo me ha creduto e doveva dare dimostrazione che il primo quart'ora è stato solo un debacle, ma effettivamente così è stato, perché poi alla fine abbiamo risolto. Moreo è andato giù a terra, falciato letteralmente, quindi calcio di rigore solare, calcio di rigore che c'era tutto, dove Arena ha realizzato il 2-1. Poi abbiamo avuto la possibilità con Touré che ha svirgolato e poi alla fine anche con Matteo Tramoni, purtroppo è andata male. Quindi dice, ma anche noi abbiamo avuto, sì, anche su Tirol con Mercai è stato bravissimo sempre a fare la parata. Quindi da una parte e da un'altra ci sono state varie occasioni, ma secondo me il Pisa ha meritato. Andiamo a vedere insomma quello che ho dato come voti. Sempre 7, al di là del gol di Tait, che dove non poteva sicuramente fare niente, per il resto ha salvato il risultato sul tiro di Mercagni. Quindi 7. Caracciolo 6, anche se ha fatto quell'errore, però va bene così. Cioè, alla fine ci sta l'errore e va bene. Sul finale doveva tenere meglio Mercai, comunque va bene. Canestrelli 6, non rischia niente, controlla bene la situazione. E quindi io direi che Canestrelli un bel 6. Ras 6. 6 perché fra calci piazzati e traversioni nel fondo, io direi ha dato molti palloni interessanti avanti. E quindi un ragazzo che anche in copertura difensiva è andato veramente veramente bene. Quindi 6. Beruatto 6. Non mi è piaciuto granché, perché in fase offensiva è sempre stato impreciso, però nella ripresa poi non è che cresca più di tanto, però nei ripiegamenti è stato veramente bravo. Quindi 6. Dal 79esimo è entrato Angori senza voto, perché ha giocato una manciata di minuti. Quindi oggi Piccini non mi è piaciuto più di tanto, 5,5. Non mi è piaciuto perché non dà adeguato supporto a Højlund e non nelle impostazioni, e non mi è piaciuto. Quindi dal 46esimo secondo me ha fatto bene Inzaghi a inserire Marin, che ha preso, secondo me è da 6,5, ok, perché dà una rinfrescata alla mediana. E quindi riusciamo ad essere più incisivi. Højlund 7 perché propone un assist bellissimo per Lind, e Lind poi insacca. Quindi, ma poi questo ragazzo oggi si trova dappertutto, bene davanti, bene dietro, bene su tutto, è un giocatore in crescita. Touré 6 oggi, volenteroso, forse un po' poco coinvolto da parte dei compagni. Comunque l'unica pecca, che svirgola, aveva il pallone in mano forse,
per segnare la rete, la svirgola a malo modo. Vabbè, 6. Arena oggi 6 e mezzo, perché dà sempre la sensazione, avete visto, di sguizzare da un momento all'altro. Quindi bene, e poi bene nel primo tempo, ma più che altro nella ripresa, dove si vede la crescita, e poi realizza la rete del rigore, che poi lo sapete, no? Il rigore non è che si realizzano, ci vuole anche, insomma, essere bravi a realizzare il gol dai il penalty dai 9 metri. Poi dal 76esimo è entrato Tramoni, 5 e mezzo, perché butta via in malo modo il, diciamo così, poi si perdona, certo che sì, ma butta via in malo modo alla palla a mano per il 3-1, sul piede, anzi per il 3-1. Moreo 6 e mezzo oggi, perché bene, poi si procura il rigore, bene in fase offensiva, a me è piaciuto, riesce a smistare bene i palloni sulla mediana, quindi io, Lacare è entrato all'86esimo, ha giocato una manciata di minuti, quindi senza vuoto. Lind oggi 7 perché ha fatto una bellissima rete, cioè ha concretizzato fondamentalmente il bel passaggio di Højholm, portando il Pisa al pareggio subito dopo aver preso la rete a tight. Quindi bene, perché mentalmente la squadra ha cambiato faccia, ha cambiato volto grazie appunto alla rete di Lind e, ripeto, all'assist di Højholm. Dal 76esimo è entrato Bonfanti, senza voto, perché cioè, lavora bene, però cioè, non si riesce a dare un giudizio. Inzaghi oggi 7, nonostante una gara sporca, nonostante una gara un po' particolare, nonostante una gara, è riuscito comunque a dare le indicazioni giuste e ad effettuare le sostituzioni giuste, specialmente quella di Piccinini nella ripresa con Mari. Quindi bene, ha letto bene la partita, quindi ha letto bene poi, insomma, i cambi da fare, eccetera eccetera, e poi è una vittoria pesantissima per noi, no? Perché dà concretezza e dà freschezza e serenità all'ambiente, sempre meglio, nella speranza di riuscire a fare un bel risultato diciamo contro il Frosinone, e poi avremo il Catanzaro in casa dove ce la giocheremo. Bene, io per questo video mi fermo qua. Se vi è piaciuto questo video, pollice su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Io vi ricordo una cosa: il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima.